somma, va bene? È una somma di che cosa? Coefficienti per derivate. Bene, la scrivo così perché non ho voglia di scrivere la sommetta come faccio con i puntini, perché quella è una, un tipo di, diciamo, un utilizzo dei simboli che può essere frainteso, poi la gente si confonde. Questo invece è un metodo che senz'altro non può essere frainteso. Cioè, questo simbolo che significa, adesso tu devi dire k da dove andare, a dove deve partire, dove deve arrivare, k va da 0 a n, va bene? Questo è equivalente a scrivere quella sfilza di somme di coefficiente per derivato. La cosa importante da riconoscere è la linearità, coefficiente per corrispondente derivato. Uguale, questa è tutta la parte che dipende da y, va bene? Qui l'incognita è y di x, non è un numero, è y di x. Qui c'è una funzione della sola variabile x, qui non c'è la y, va bene? Allora, questo di che ordine è? Allora, se il coefficiente dell'ordine massimo, cioè n, è diverso da 0, questa è di ordine n se a n è diverso da 0, va bene? Allora, la soluzione generale, vuol dire che la soluzione solo di questa equazione differenziale, non delle eventuali altre condizioni che potrete aggiungere a questa equazione differenziale. Come è fatta? Allora, c'è una parte omogenea, che è una funzione, più una parte soluzione particolare. Bene? Allora, dalla parte omogenea, come è fatta? Anche questa è una combinazione lineare. Allora, se volete scrivere questa combinazione lineare, è una combinazione lineare. Ck, y, k, x. Qui k va da 1 a n. Va bene? Questa cos'è? È una combinazione lineare dei vettori della base. Questo l'insieme delle soluzioni della parte omogenea. La parte omogenea vuol dire quando f è uguale a 0, la parte quando l'equazione è uguagliata a 0, è uno spazio vettoriale. Bene. Questo spazio vettoriale deve avere dimensione n pari al grado, all'ordine dell'equazione differenziale. Quindi deve essere una combinazione lineare di n funzioni linearmente indipendenti. Come si fanno a individuare queste n funzioni, queste yk? Come si fanno? Allora si fa così: si prende il polinomio caratteristico. Il polinomio caratteristico è una cosa che avete visto a geometria. Bene, abbiamo visto anche in altre situazioni. È una cosa che si associa all'equazione differenziale perché tra qui e il polinomio caratteristico c'è una forma matriciale che non facciamo. Bene, non facciamo. Ma il collegamento ci sarebbe, forse lo vedrete a sistemi dinamici, ci sono anche gli autovalori di mezzo. Il polinomio caratteristico è un polinomio che si associa a questa equazione differenziale. Del polinomio ti interessano le soluzioni e delle soluzioni ti interessa anche con che molteplicità compaiono. Esattamente come in geometria di una matrice mi interessa il polinomio caratteristico, mi interessano gli autovalori, mi interessa sapere con che molteplicità compare ogni autovalore, perché da lì si capiscono delle caratteristiche del sistema. Se il sistema ha la matrice, l'equazione differenziale o qualcos'altro, questo è indifferente. Polinomio caratteristico, anche questo è una somma. È una somma di che? Deve essere un polinomio. Allora qui cosa si fa? Si sostituisce un problema differenziale con un problema algebrico. Questa idea di sostituire un problema differenziale con un problema algebrico lo vedrete anche in altri contesti. Quando fate per esempio la trasformata di Laplace, è la stessa identica cosa. Voi trasformate un'equazione differenziale in un problema algebrico. Invece di avere a che fare con le derivate, avrete a che fare con le funzioni razionali. Invece di avere a che fare con l'equazione differenziale, avrete a che fare con un polinomio. L'idea è la stessa. Allora, polinomio caratteristico, qui diciamo, è un polinomio. E allora cosa si fa di questo polinomio? Si cercano le soluzioni. Si cercano i valori che annullano il polinomio. Abbiamo fatto, non discusso i numeri complessi, ma abbiamo visto il teorema fondamentale dell'algebra, che dice che su C, su C ci sono n soluzioni. Quando si dice n soluzioni, va bene, si intende che ogni soluzione è contata con la sua molteplicità. Quando fattorizzate, se il fattore relativo, non so, a 1, che è z-1, compare alla terza, vuol dire che la soluzione 1 va contata 3 volte. E la situazione è molto diversa se invece è contata una sola volta, anche se magari due polinomi hanno la soluzione 1,
Se uno ha una certa molteplicità e uno un'altra molteplicità, le cose possono cambiare molto, va bene? Poi bisogna vedere a quel polinomio che cosa associato, va bene? Però la situazione cambia. Allora, quindi quando si risolve un polinomio, va bene? Un polinomio a coefficienti reali, che cosa succede? Allora, su C ci sono n soluzioni, ma se qui i coefficienti sono reali, le soluzioni possono essere solo di due tipi, o soluzioni proprio reali o complesse coniugate. E qui c'è la differenza. Primo caso, se la soluzione è reale, va bene? Tu cosa fai? Quindi problema differenziale lo traduci in un problema algebrico, risolvi il problema algebrico, poi devi tornare al problema differenziale, però, perché questo è tutto un meccanismo per evitare delle difficoltà. Si sale si va nel problema algebrico, perché lì ci sono un po' più di strumenti, si risolve la cosa, poi bisogna tornare indietro. Allora, quindi, allora, quando voi avete una certa soluzione alfa con molteplicità m, va bene, questa cosa letta a livello algebrico, come va interpretata dal punto di vista dell'equazione differenziale? Allora, qui allora devi associare a questo numero, il tuo obiettivo è costruire questi, va bene, la base. Devi associare un certo numero di funzioni, perché il tuo problema è cercare delle funzioni, va bene? Tu lo traduci in un problema più semplice, qui devi cercare dei numeri. Trovi il numero, adesso ritorni indietro. E quali sono queste soluzioni? Le soluzioni sono queste qua. Devono essere m. Va bene, questo bisogna capirlo. Quando uno studia un procedimento meccanico, va bene? Se lo impara a memoria senza metterci una struttura, nel giro di una settimana se lo dimentica, sicuro. O magari passa anche l'esame, perché è vero che poi l'obiettivo è passare l'esame. Dopo due mesi non ti ricordi più niente. Quando ti rivedrai un altro corso, quell'equazione differenziale, scrivi un mail a Taurato, ma non mi ricordo come si fa. Abbiamo fatto. Hai risolto cose molto più complicate questa cosa. Perché te lo sei dimenticato? Perché quando tu studi una cosa devi metterci anche la struttura, perché se non ci metti la struttura te la dimentichi, va bene? Perché è umano, non è che c'ha la memoria che non si ricorda niente, te la dimentichi. Allora, quindi qui bisogna capire questa cosa qui dello spazio vettoriale. Lo spazio vettoriale, sta dimensione, devi coprirla tutta quanta, va bene? E quindi qui ad ogni, siccome sai che il teorema fondamentale dell'algebra, c'hai n soluzioni, da ste n soluzioni devi cavar fuori n funzioni, va bene? C'è una parte che vi è stata risparmiata, cioè qui ci mettono gli esponenziali, e qui abbiamo visto con degli esempi perché vengono fuori gli esponenziali. Poi vi ho detto, se la soluzione è multipla, non potete usare solo l'esponenziale, dovete moltiplicare per una potenza, va bene? Anche questo vi ho risparmiato la verifica. Poi la cosa che è importante ricordare è che qui tu devi avere m funzioni, ma soprattutto queste m funzioni devono essere linearmente indipendenti. E qui ci sarebbe una dimostrazione da fare: queste funzioni sono linearmente indipendenti, non puoi ottenere questa funzione come combinazione lineare delle altre, sono linearmente indipendenti. E questo è un pezzo della base che stiamo costruendo, è un pezzo. Guarda che questo procedimento, se avete fatto, diciamo, le matrici con gli autovalori, che ne so, il procedimento di diagonalizzazione, è esattamente la stessa identica cosa. Voi dagli autovalori costruite una base per diagonalizzare, qui dagli autovalori costruite una base per la soluzione omogenea. Le idee sono le stesse, il contesto è diverso, ma le idee sono le stesse. Allora, secondo caso. Se avete una soluzione complessa coniugata, ci sono due casi possibili, questa con molteplicità m, che cosa vuol dire? Adesso ce n'hai due con molteplicità m, va bene? Devi tirar cavare fuori due m funzioni. Queste due m funzioni come sono fatte? Allora, qui c'è, in questo procedimento di passare dal problema differenziale al problema algebrico, c'è un'associazione che non è banale. Si associa a una funzione un numero, ad ogni numero associato a una funzione. Di che funzione stiamo parlando? Stiamo parlando di funzioni particolari, esponenziali per funzioni trigonometriche, per seno, coseno, per polinomi. Allora, se avete l'esponenziale, il parametro è alfa, va bene? Se avete un numero, diciamo, complesso coniugato,
qui avete due parametri e i due parametri vanno separati in questo modo: e all'alfa x coseno di beta x e all'alfa x seno di beta x. Va bene? Al numero alfa più meno i beta, la coppia di numeri, associate queste due funzioni qua. Bene? Se la molteplicità poi m è maggiore di 1, devi proseguire, quindi nella costruzione, devi costruirne 2m, quindi una cosa tipo 2 per m, e quindi qui devi aggiungere le altre, e come le individui? Semplicemente moltiplichi per una potenza di x, in qualche modo così otterrai una base di vettori linearmente indipendente, perché questo è l'obiettivo. Bene? Quindi, problema differenziale, difficile, si trasforma in problema algebrico, si risolve il problema algebrico e poi si torna indietro, restituendo che cosa? Ad ogni numero delle funzioni. E con queste funzioni costruisci la base, costruisci questo pezzo qui, che è la soluzione omogenea. Adesso vediamo la parte invece, la soluzione particolare, come può apparire. Allora, dunque qui diciamo uno dovrebbe prevedere che f di x potrebbe essere qualunque cosa, va bene? Non una funzione di un certo tipo. Infatti qui il metodo più che potete trovare su altri libri, su come si risolve questo problema, si chiama il metodo della variazione delle costanti, che non facciamo, va bene? Allora facciamo una cosa un po' più semplice, perché invece di prendere una qualunque funzione f di x, ne prendiamo una di un tipo particolare, che sono le più consuete. Allora, questa f di x non è una qualunque funzione, perché se qui ci metti 1 su x, per esempio, sto metodo che vi sto per dire non funziona, va bene? Bisognerebbe fare la variazione delle costanti, per esempio. Allora, che cosa invece prendiamo qui? Allora, siccome qui in gran parte dei problemi, le funzioni di riferimento sono proprio queste, polinomi, per esponenziale, per funzioni trigonometriche, in tanti contesti troverete questa classe di funzioni, una classe di funzioni importante. Allora, anche qui prendiamo una funzione di questo tipo, una funzione del tipo esponenziale per un certo polinomio, un certo grado, e poi qui in alternativa o coseno di beta x o seno di beta x. Questa scrittura vuol dire qui ci può essere o coseno di beta x o seno di beta x, va bene? Bene, allora come fai a costruire questa y asterisco? Mettiamola qui la costruzione. Allora, la procedura qual è? Allora, anche qui, esattamente come prima, c'è una corrispondenza fondamentale di un numero complesso con una funzione. Qui partiamo da una funzione. Qui che numero associamo? Qui si associa il numero alfa più i beta, va bene? Perché? Perché c'è questo alfa e c'è questo beta. È una maniera sintetica per dire qui c'è un esponenziale con parametro alfa, qui c'è una funzione seno coseno con parametro beta. Questa informazione, va bene, la puoi condensare con questo numero, va bene? Che sia alfa più i beta o alfa meno i beta è indifferente, va bene? Il ruolo che svolgono questi due numeri è indifferente. Allora, che cosa bisogna fare di questo numero? Allora, siccome questa f di x è collegata con il resto e solo adesso entra in gioco, devi vedere questo numero come si comporta rispetto al polinomio caratteristico, va bene? Non è una cosa completamente, sta f di x non è completamente staccata dal resto, dipende da quello che c'è qui dentro. Bisogna controllare questo numero che hai trovato, quindi bisogna trovare la molteplicità di alfa più i beta, molteplicità m di alfa più di beta nel polinomio caratteristico. Va bene, devi fare questa operazione qua. Benissimo, allora siccome ho promesso la y asterisco di metterla qui sotto, la metto qui sotto. Allora, tu fai questa operazione, associ il numero e poi guardi il polinomio caratteristico e controlli questa molteplicità. E a questo punto poi puoi scrivere la forma che dovrà avere questa soluzione qua. Guardate che in questo procedimento, anche se uno può non capire tutti i dettagli, ma è naturale perché non ti faccio le dimostrazioni, va bene?
deve però capire che stiamo girando sempre attorno a questa classe di funzioni, e tutto sommato è abbastanza ragionevole che se qui c'è una funzione di questo tipo, anche qui la soluzione dovrà essere nella stessa classe. Bene. Però, diciamo, seguendo questo metodo si risparmiano tanti tanti conti. Tu dovresti fare con la variazione delle costanti per fare un esercizio, ci metteresti più tempo, va bene? Anche se la variazione delle costanti è un metodo più generale, ma in quanto più generale, siccome deve comprendere più casi, è più faticoso. Qui invece c'è una scorciatoia, va bene? La scorciatoia è, vabbè, allora se sei all'interno di questa classe di funzioni le cose sono più semplici, va bene? Non occorre fare tutto il procedimento. Si sa già che se tu parti da quella funzione lì dovrai ottenere una funzione simile. Certo, non proprio uguale, ma diciamo ci sono delle caratteristiche che sono simili. Allora, quali sono queste caratteristiche? Innanzitutto deve ricomparire la e alla alfa x, va bene? E poi allora dobbiamo imitare la struttura di quella funzione là, poi ci deve essere un polinomio. Allora, qui il polinomio, qui c'è la prima complicazione. Se qui c'è coseno o seno, una dei due, nella funzione, nella soluzione particolare dovranno esserci tutte e due. Va bene, devi impostare come prevedere che potrebbero esserci tutte e due. E quindi qui ci metti coseno di beta x e qui ci metti seno di beta x. Bene? Che cosa moltiplichi davanti a coseno e beta? Lì cosa c'è? C'è un polinomio e qui ci devi mettere dei polinomi. Q1 di x e qui ci devi mettere Q2 di x. Chi sono questi polinomi? Sono polinomi dove dentro ci saranno le costanti, perché io qui sto scrivendo la forma, va bene? La forma cosa vuol dire? Che ci deve essere l'esponenziale, il coseno, il polinomio. Sì, però poi in questa forma quale prendi? Allora devi avere dei coefficienti, va bene? Da poter poi fissare in maniera tale da individuare quella che veramente ti serve. Qui individui la forma, poi per trovare quella particolare dovrai avere dei coefficienti a disposizione. I coefficienti qui non sono alfa e beta sono fissi, va bene? Quello che invece vi permetterà di individuare quella che funziona stanno qui dentro i coefficienti, qui e qui. Allora, quindi questi qua che cosa sono? Allora, questi due qui sono polinomi dello stesso grado di P. Va bene? Polinomi dello stesso grado di P. P sta laggiù. Va bene? Quindi qui non puoi metterci il polinomio, perché se dici un polinomio potrebbe essere uno di grado qualunque. No, allora intanto qui ci metti dello stesso grado. Va bene? Perché è chiaro che più alto metti il grado qui, e più è complicato, più coefficienti saranno da determinare. Il grado minimo che ci devi mettere è almeno P. Se per errore metti di più, non è che sbagli, stai in un insieme più grande. Se devi cercare una cosa in un insieme più grande ci metterai più tempo. Io ti dico, guarda, per fare meno conti mettici il grado di più. E questo non basta, perché solo adesso entra in gioco il rapporto che c'è tra questa parte e quest'altra, va bene? C'è un rapporto e questo rapporto, questo legame è dato dalla molteplicità di quel numero. Quindi qui bisogna correggere e metterci un x alla m. Che cosa fa questo x alla m? Va bene. Aumenta un po' il grado di questi, va bene? Aumenta un po' il grado di questi, aumenta di m, va bene? Però i coefficienti da determinare saranno sempre n più 1 qui, no, dipende dal grado, se il grado dal grado di questi, va bene? Quindi, moltiplicando per questo, qui avrete il numero minimo di coefficienti da determinare e avrete anche il grado giusto in maniera tale che tutte le cose tornino. Quindi, se voi dimenticate di mettere questo, sbagliate la forma che deve avere la soluzione particolare, quando poi tenterete di trovare i coefficienti non ce la farete, voi sostituirete qui dentro e a un certo punto, se vi dimenticate questo, avrete troppe semplificazioni, vi andrà via troppa roba e non riuscirete a determinare i coefficienti, va bene? Quindi questa è la struttura minima per raggiungere la soluzione particolare che state cercando. Quindi questa è y asterisco, va bene? Adesso, nella descrizione del metodo generale, ovviamente ci sono tante cose da ricordare, perché ripeto, ogni metodo generale deve prevedere tutti i casi possibili. Poi, nel caso particolare che uno tenta di risolvere, cosa deve fare? Che abilità deve dimostrare? L'abilità deve dimostrare è
non fare tutto il metodo, va bene? Percorrere tutto il metodo, ma fare solo quello che gli serve. Deve estrarre da quel metodo solo la parte che gli serve per fare quello che gli ho dato da fare, va bene? Il metodo generale prevede tutti i casi, quindi è chiaro che sì, deve riempire tre lavagne per spiegarlo tutto, ma nel caso particolare poi deve avere in mente per bene l'algoritmo in maniera tale che dici no, in questo caso basta fare così, o in quest'altro caso basta fare quella. Bene, adesso vediamo due esempi, così vedete poi in pratica come si agisce. Allora, abbiamo già fatto qualche esempio ieri, quindi oggi faccio due esempi un po' più particolari, però cerco di evidenziare quali sono i collegamenti col metodo generale che vi ho fatto vedere. Allora, vediamo questo: y secondo di x meno 2y primo di x uguale a x meno e alla 3x. Allora, quindi se dovete risolvere, allora, qui cosa chiede? Niente, chiede di trovare la soluzione generale, va bene? Allora, prima cosa si tenta di risolvere la parte omogenea, va bene? Poi la parte omogenea abbiamo visto che verrà traslata della soluzione particolare. Intanto si guarda la parte omogenea. Allora, per la parte omogenea, prima cosa, tanto una cosa che servirà sia per la parte omogenea che per la soluzione particolare, bisogna individuare il polinomio caratteristico e le sue soluzioni. Quindi il polinomio caratteristico è z quadro meno 2z uguale a 0, va bene? Quindi è del secondo ordine, cioè abbiamo un polinomio di secondo grado. Qui devono saltare fuori le due funzioni che formeranno la base dello spazio vettoriale della parte omogenea. Allora, quali sono queste soluzioni? Allora, se raccogliete, no? Questo sarebbe z per z meno 2. Allora, che cosa avete? Avete una soluzione 0 con molteplicità 1 e una soluzione 2 con molteplicità 1. Va bene? Allora, a questi numeri associate le funzioni. Allora, qui la funzione è e alla 0, e qui la funzione è e alla 2x. Qui è la 0x e la 0x sarebbe la costante 1 e l'altra è alla 2x. E quindi potete già scrivere la parte omogenea. La parte omogenea a questo punto dovete fare una combinazione lineare di queste due cose. Combinazione lineare vuol dire che questi coefficienti non sono da determinare, sono coefficienti variabili che danno, che dicono che questa soluzione, che questa funzione, che questa equazione differenziale ha infinite soluzioni. Infinite soluzioni che dipendono da due parametri: c1 più c2 per e alla 2x, qui sarebbe c1 per 1 più c2 per e alla 2x. E questa è la parte omogenea. Adesso dobbiamo fare la soluzione particolare. Adesso qui c'è un problema. Qui la funzione che avete qui non è di questo tipo, non è di questo tipo, perché c'è un esponenziale e qui c'è un polinomio, ma non è un prodotto, è una somma, anzi una differenza. Come bisogna fare? Allora, per le equazioni differenziali lineari c'è un principio di sovrapposizione, cioè cosa vuol dire? Tu puoi risolvere intanto questa quando f è uguale a x, va bene? Poi risolvi la stessa cosa quando questa f è uguale a meno e alla 3x, e poi sommi le due soluzioni particolari, va bene? Principio di sovrapposizione lo potete vedere anche in fisica molte equazioni differenziali sono lineari perché uno parte dal principio che se, non so, c'è una massa, una carica che fa certe cose e ce n'è un'altra che fa altre cose, se tu metti nel campo due cariche verrà, diciamo così, la somma dei due effetti, va bene? Perché la soluzione, perché l'equazione differenziale è lineare. E lineare vuol dire puoi intanto risolvere l'equazione differenziale con q uguale a x e poi risolvere quella con q uguale a meno e alla 3x e poi sommi le due soluzioni particolari. Quindi, allora, siccome qui questa funzione qua l'abbiamo chiamata f, allora facciamo così, chiamiamo questa f1 di x e questa qui chiamiamo f2 di x, va bene? Le risolviamo separatamente e poi qui non avremo solo y asterisco, avremo y asterisco 1, cioè dalla prima parte, e y asterisco 2, va bene?
E poi sommeremo tutte queste cose qui e troveremo la soluzione particolare. Come lineare si possono separare le difficoltà in questo modo. Come nelle integrali, anche lì è un'applicazione lineare, c'è una somma di cose, fai l'integrale di uno e dell'altro. Questa è la linearità. Allora, cominciamo con f1 di x uguale a x. Questa sì che è di questo tipo. Va bene? Prima cosa, bisogna adesso associare il numero complesso. Allora, il numero complesso devi guardare l'esponenziale, se c'è, e la funzione trigonometrica, se c'è. Qui non c'è nessuno dei due, quindi il numero da associare è 0, va bene? Quindi qui associ 0. Quindi associ 0. Anzi, facciamo così. Associ 0. Poi, allora facciamo prima questa, associ 0. Allora, poi cosa bisogna vedere? Trovare la molteplicità di 0 nel polinomio caratteristico. Allora, guardiamo il polinomio caratteristico. C'è lo 0, molteplicità 1. Quindi qui, molteplicità 1. Va bene? Bene, adesso posso imporre la forma di y asterisco 1. Allora, y asterisco 1, anche qui, bisogna ricordarsi la forma. La forma c'era un x alla m davanti, quindi x. E poi qui cosa bisogna fare? Bisogna imitare la forma che ha questo. Questo è un polinomio, non c'è esponenziale, non c'è funzione trigonometrica. Quindi qui ci dovrai mettere un polinomio, va bene? Un polinomio generico. Di che grado devi metterlo? Il metodo prescriveva di metterlo di, dello stesso grado di questo, quindi di primo grado, va bene? Quindi qui ci metti ax più b. Se qui tu metti un polinomio di secondo grado, va bene lo stesso. Perché va bene lo stesso? Perché se tu metti qui un polinomio di secondo grado, avrai un insieme più grande, va bene? E in questo insieme più grande c'è la cosa che stai cercando. Io ti sto dando un insieme un po' più piccolo, va bene? Quindi riuscire ad azzeccare la forma generale, va bene? È il minimo insieme all'interno del quale cercare quello che devi trovare, va bene? Ok, allora quindi la forma deve essere questa, quindi sarebbe a squadro più bx, questa deve essere la forma, la soluzione particolare. Adesso che cosa fai? Adesso hai ridotto tutto a trovare a e b. Qui a e b non sono le stesse costanti che stanno qua. Queste a e b sono le costanti che tu devi trovare, va bene? Perché tu vuoi la una soluzione particolare, una, va bene? Allora, come fai a trovare A e B? Beh, devi guardare un po' quello che devi risolvere. Quello che devi risolvere è questa equazione differenziale uguale a x, perché adesso stiamo facendo per adesso solo uguale a x. Allora, per verificare se una cosa risolve l'equazione differenziale, la metti dentro e vedi se la verifica, no? Allora, quindi adesso prendo questo e lo sostituisco qui dentro. Perché? Perché in tutto questo, questo è un insieme, va bene? Al variare A e B io ho tante funzioni. Quale ti serve? Vuoi la soluzione particolare? Vuoi una soluzione? Allora se la inserisci qui dentro deve verificare l'uguaglianza, se no non è una soluzione. Allora prendi questo e lo metti lì dentro. Quindi è vero che è un metodo meccanico, però tu devi dare un senso a quello che stai facendo. Stai cercando la soluzione particolare? Allora questo, per questo motivo tu sostituisci lì dentro, perché finché non verifichi l'uguaglianza non lo sai se quella è una soluzione, va bene? Qui abbiamo individuato un insieme, nell'insieme di tutte le funzioni di questo tipo c'è la cosa che sto cercando, va bene? E il metodo ti dice l'insieme, l'insieme è fatto così, adesso cercatela da solo. Tu prendi questo, lo infili dentro, devi fare le derivate successive, per non fare casino, diciamo, meglio che ti fai le derivate a parte. Allora questa viene 2ax più b. Così poi, diciamo, se c'è qualche problema, il controllo sulla derivata lo fai facilmente. La derivata seconda è 2a. Bene, adesso sostituisci qui dentro e dovresti avere 2a meno 2, 2ax più b uguale a x. Va bene? Derivata seconda meno due volte la derivata prima deve essere uguale a x. Solo questa parte qua stiamo facendo. Poi per sovrapposizione troveremo la soluzione complessiva. Allora, quindi qui abbiamo meno 4ax più 2a meno 2b uguale a x. Quindi abbiamo fatto bene, sì, a uguale a meno un quarto, a uguale a meno un quarto, e qua qui vorrebbe dire che a e b devono essere uguali, e quindi b uguale anche a meno un quarto. Adesso dovete imporre che meno 4a sia uguale a 1,
2a meno 2b deve essere uguale a 0, cioè a deve essere uguale a b, e quindi trovate questi due coefficienti. Allora, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo trovato intanto la prima soluzione particolare. La prima soluzione particolare è meno un quarto, visto che è uguale, vabbè no, facciamo allora, meno un quarto x quadro meno un quarto x. Bene? Questa è la soluzione particolare che stiamo cercando. Di tutto questo insieme qui, a te serve quella con a uguale un quarto e b uguale a meno un quarto. Va bene? Ok, e una l'abbiamo trovata. Adesso facciamo lo stesso lavoro anche per l'altra. Allora, cancelliamo questa parte e facciamo l'altra soluzione particolare, visto che è una sovrapposizione di questi due. Allora, f2 di x uguale a meno e alla 3x. Bene? Allora, prima cosa, si associa a questo numero, a questa funzione, un numero complesso. Qual è questo numero complesso? Il numero complesso è 3. Perché 3? Perché cioè, è alla 3x. No? Adesso qui, quando non ci sono le funzioni trigonometriche, potreste pensare che sia così, per ancora coseno di 0x. Va bene, coseno di 0x è 1. Quindi il fatto che non ci sia il termine trigonometrico e che beta sia uguale a 0 deriva da questo, perché è sottointeso questo. Bene. Quindi beta è uguale a 0, alfa è uguale a 3. Bene, adesso controlla 3 nel polinomio caratteristico. È soluzione? Non è soluzione. Quindi qui la molteplicità è 0. Molteplicità è 0. Probabilmente avrete capito che la molteplicità è un problema. Cioè, più ci sono soluzioni doppie e triple, e più è complicata la cosa, va bene? Se le soluzioni sono tutte distinte e diciamo la soluzione di questo, il numero associato a questo è distinto dalle soluzioni del polinomio caratteristico, va tutto molto meglio, va bene? Ma se ci sono dei legami tra queste cose, che poi in realtà sono anche la parte più interessante di questo tipo di cose, perché se voi pensate, se questa equazione differenziale ha un'interpretazione fisica o ingegneristica o quello che volete, questa parentela tra le, queste molteplicità hanno un significato vero e proprio, va bene? E quindi è una maniera per leggere delle proprietà del sistema, diciamo, è per dedurre delle proprietà del sistema che non sono assolutamente evidenti, quindi diciamo è interessante. Comunque, allora, se la molteplicità è 0, allora lo sforzo da fare è minimo. Allora, vediamo un po' perché. Allora, qual è la forma generale qui da mettere? Allora, la forma adesso è questa. Allora, io cosa devo fare? Devo metterci senz'altro un e alla 3x. Poi qui dovrei mettere x alla 0 che moltiplica, no? E poi che cosa dovrei fare? Dovrei moltiplicare per un polinomio. Qui che polinomio c'è? C'è un polinomio, c'è il polinomio di grado 0, meno 1. Meno 1 è un polinomio. E quindi qui ci deve mettere un polinomio di grado 0, generico, cioè con una coefficiente da determinare. Il polinomio di grado 0 è una costante. E quindi ci mette una costante. Ci mette una costante, mettiamo una costante. Va bene? Allora, questo fatto di metterci una costante, per esempio uno dice non vedo il polinomio di 0, non metto la costante. Ma se tu non metti la costante, tu non stai determinando un insieme all'interno del quale cercare qualcosa. Se tu non ci metti la costante, tu determini una funzione, va bene? Non è che hai molto da cercare. O quella va bene o non va bene. E se non va bene, non sai dove altro andare a cercare. Quindi la costante da mettere è importante, perché questo determina un insieme di cose nel quale cercare. Questo insieme non deve essere né troppo grande, perché sennò è difficile trovare la cosa, né troppo piccolo, perché sennò la cosa che devo cercare non la trovo. Quindi adesso la funzione è a per e alla 3x. Tanto per darvi un'idea del motivo per cui la molteplicità crea problemi, se qui la molteplicità invece di essere 0 fosse 1, la funzione adesso sarebbe x per e alla 3x. E quando devo fare le derivate, è più complicato fare le derivate, perché avrei un prodotto, va bene? Quindi la molteplicità introduce tutta una serie di difficoltà. Quindi quando la molteplicità è 0, le cose vanno senz'altro meglio. Allora,
Quindi qui scriviamo qui a fianco così risparmio una riga. A e alla 3. Benissimo, allora adesso puoi sostituire lì dentro, eh? Riusciremo a trovare, a fare il calcolo delle derivate senza scrivere esplicitamente? Speriamo di sì. Allora, qual è la derivata seconda di A per E alla 3x? Allora dovete pensare all'esponenziale, perché in realtà l'esponenziale compare in tutti i termini, va bene? Quindi, siccome E alla 3x è maggiore di 0, posso semplificare, posso dividere tutto per E alla 3x. E se divido tutto per E alla 3x, cosa trovo? Trovo 9A meno 6A uguale a meno 1. E quindi questo vuol dire che 3A è uguale a meno 1 e quindi A è uguale a meno un terzo. A è uguale a meno un terzo. Bene? Allora, se quando impostate la forma, la funzione caratteristica, la soluzione caratteristica, se la impostate bene, riuscirete a trovare un unico A e un unico B. Se la impostate male, allora ci sono due casi: o avete messo troppi coefficienti e allora avrete dei problemi a trovare un'unica un unico valore per tutti i coefficienti; se ne mettete di meno, rischiate che ci siano troppe semplificazioni e i coefficienti non riuscite a determinare. Va bene, andiamo a fare individuare l'insieme giusto. Allora, viene meno un terzo, quindi per quanto riguarda questa parte dobbiamo avere meno un terzo per E alla 3x. Meno un terzo per E alla 3x. Bene, la soluzione di questo problema qui è la somma di tutti questi. Va bene, la soluzione generale di questo è questo più questo più quest'altro. Bene? E quindi è così, avete risolto problema. Adesso faccio un altro esercizio, sempre dello stesso tipo, cioè che ha a che fare con la stessa cosa. E che risolve alcune questioni che abbiamo, che probabilmente qualcuno ha visto facendo alcuni integrali. Allora, il problema è il seguente: è alla x x coseno di x, bene. Allora, che cosa c'entra sta roba con l'equazione differenziale? C'entra perché l'equazione differenziale è un caso, diciamo, più complicato del problema di integrazione. Quando tu cerchi una primitiva di questo, stai risolvendo un'equazione differenziale semplice. Qual è questa equazione differenziale? Devi trovare una funzione che è derivata di a questo. Vogliamo tradurre in simboli questa cosa? Stai cercando una funzione y la cui derivata è uguale a questo. Va bene? Sono a capitoli staccati, ma è la stessa cosa. È la stessa cosa. Questa qui, trovare la primitiva di questo, vuol dire risolvere questa equazione differenziale. Se tu traduci in simboli questa cosa che ho detto a parole, la traduzione è questa qua. Tu stai cercando y, va bene? Cercare la primitiva significa cercare la soluzione di un'equazione differenziale così, che tra tutte quelle che abbiamo visto è molto semplice. Questa è un'equazione differenziale lineare, va bene? Il polinomio caratteristico è z uguale a 0, va bene? E quindi la parte omogenea, a 0 associate la funzione costante 1, e quindi fate una combinazione lineare delle funzioni che hai trovato. Qui è ridicolo perché ci hanno trovato una combinazione lineare, vuol dire moltiplica 1 per C1, no? E ci metti C1. Che cos'è questa C1 qua che abbiamo trovato? Che è la parte omogenea. Questa qui è la costante che quando fai l'integrale aggiunge alla fine. Quando tu scrivi, risolvi l'integrale e poi alla fine aggiungi una costante, eccola qua, questa qui è la costante che aggiungi. Quindi qui la parte omogenea è una parte banale, va bene? Ed è la costante che tu aggiungi alla fine. Quello che adesso è veramente importante è la soluzione particolare. La soluzione particolare, allora qui, senza, diciamo, fare le equazioni differenziali, senza vedere questo metodo che avevo descritto, l'alternativa per trovare questo integrale sarebbe applicare integrazione per parti. Qui applicare integrazione per parti può essere molto complicato, perché? Perché prima che tu azzecchi la combinazione giusta di applicazione e integrazione per parti, può passare un po' di tempo, perché ci sono tre funzioni intanto,
tre fattori, quindi quale comincia a integrare, cioè. Poi c'è anche la funzione coseno, che poi quando la integri per parte eccetera viene fuori il seno, poi riviene fuori il coseno, rischi di entrare in un loop dal quale non esci più, va bene? Ma c'è la maniera per farlo, però può essere complicato. Adesso vi faccio vedere una maniera più furba per fare lo stesso integrale, va bene? Non con l'integrazione per parti. Allora, che cosa dobbiamo fare? Procediamo con l'algoritmo che abbiamo visto prima. È una cosa che si applica alle equazioni differenziali. Questa, se volete, è un'equazione differenziale, quindi la puoi applicare. Allora, qual è il numero che associ a questa funzione qua? Questa sarebbe la f di x. Che numero associ? Associ 1 più i. Perché 1 più i? Perché il coefficiente esponenziale è 1, il coefficiente di coseno è 1. Allora, come deve essere fatta la y asterisco? La y asterisco, se avete capito che qui c'è la costante additiva, è la primitiva che stai cercando, è il problema da risolvere. Questa costante additiva lo sapevo che dovevo aggiungere. La parte significativa dell'esercizio è questa. No? Di tutto il metodo, in questo caso particolare, la parte significativa è questa. Questa è la costante che aggiungo, vabbè, questo lo sapevo. Allora, qui che cosa dobbiamo fare? Che cosa ti dà il metodo? Il metodo ti dice, guarda, qui integrando, facendo tutte le operazioni che vuoi, la primitiva che stai cercando non può, per esempio, contenere la tangente di x, non può contenere la radice di x, va bene? Quando uno integra non si aspetta che cosa potrà venire fuori, ma questa classe di funzioni in realtà quando la integri verrà fuori una cosa simile, quindi ci dovrà essere questo esponenziale e ci dovranno essere delle funzioni trigonometriche, magari c'è sia il coseno che il seno, ma ci devono essere. E poi il polinomio, sì, ci sarà anche il polinomio, bisogna vedere un po' il grado che cosa ci sarà. Allora, imponiamo questa forma, allora, e alla x, e poi che cosa bisogna fare? Allora, qui c'è il coseno, quindi devo mettere sia il coseno che il seno, metto il coseno, poi metto il seno, dunque, qui la x alla m davanti è x alla 0, perché la molteplicità di questo è 0, molteplicità è 0, questo qui, qui dentro 1 più i non risolve il polinomio caratteristico, l'unica soluzione del polinomio caratteristico è 0, quindi è 0, quindi qui c'è x alla 0. Ecco, adesso le complicazioni stanno qui nel polinomio che devo mettere qua, no? I polinomi che devo mettere qua devono essere due polinomi generici dello stesso grado di questo, questo è il grado 1 e quindi qui ci metti grado 1 ax più b e qui ci metterai cx più b, bene? Allora, quindi qui x alla 0 lo tolgo perché tanto fa 1. Quindi la funzione che tu troverai, che tu cerchi di trovare con la tua integrazione per parti, alla fine, quando la troverai, sarà di questa forma. Il problema è che nell'integrazione per parti, piano piano, senza accorgertene, troverai questi a, b, c e d. Invece con questa procedura tu già indovini la forma che dovrà avere la soluzione. L'unico problema è trovare a, b, c e d. Il problema di trovare A, B, C e D può essere complicato dal punto di vista del calcolo, ma dal punto di vista, diciamo, di impostazione non ci sono problemi. Che cosa faccio? Prendo questo, lo sostituisco qui dentro, devo fare la derivata prima solo, quindi devo fare la derivata prima di questa roba qui e lo impongo uguale a questo. Adesso non sto a rifare i conti perché non è questa la parte significativa, trovate i dettagli sulle dispense. Prendete questo, fate la derivata prima e imponete uguale a questo. Quando imporrete l'uguaglianza, va bene, troverete delle condizioni sui coefficienti A, B, C e D e probabilmente ne troverete 4 di queste condizioni. Risolvete quel sistema lineare e troverete la primitiva che state cercando, va bene? Quindi qui il problema di non sapere come applicare l'integrazione per parti lo risolvi così. Una volta che hai impostato questo, va bene, che diciamo è la parte interessante dell'esercizio, prendi, lo sostituisci lì dentro, fai le derivate e risolvi il sistema lineare. Qui è una parte di calcolo che devi saper fare bene, però diciamo è meno significativa. Bene? Quindi l'alternativa è prendere questo, sostituirlo qui dentro, si uguaglia e si trova A, B, C e D. Va bene? Con una fatica minima. E qui la fatica è quella, il rischio è quello di provare a fare l'integrazione per parti 10.000 volte e magari dopo averla fatta 10.000 volte uno si ritrova l'integrale iniziale, non è bello. Bene? Ok, allora questi erano i due esempi che volevo farvi vedere, adesso vediamo l'ultimo tipo di equazioni differenziali. Allora, variabili separabili.
Allora, parlare delle equazioni differenziali e fare le equazioni, solo le equazioni differenziali lineari, diciamo non va molto bene, perché per le equazioni differenziali lineari ci sono tutti dei metodi, possono essere anche complicati per trovare esplicitamente le soluzioni. Possiamo anche dire che in tanti problemi applicativi poi uno alla fine, diciamo, ha delle soluzioni, ha delle equazioni differenziali lineari, e se non c'ha lineari tenta di linearizzarle, va bene? Ma la realtà è più complicata. Molti fenomeni fisici, anche fenomeni di tecnologia, eccetera, hanno la base delle equazioni differenziali che non sono lineari, va bene? E quando si entra nel non lineare cominciano i dolori, perché lì i metodi risolutivi sono molto pochi e quasi mai hai il privilegio di trovare la soluzione esplicita, va bene? Quindi se in un problema tutto dipende dalla soluzione dell'equazione differenziale, se l'equazione differenziale non è lineare, probabilmente dovrai togliere dalla testa di trovare la soluzione, ma se ti serve qualche informazione su quella soluzione, dovrai estrarla dal problema senza trovare la soluzione esplicitamente. Quindi, per i lineari ci sono un po' di metodi, va bene? Per quelli non lineari i metodi sono molto pochi. Dipende tutto dalla situazione contingente. No. Ci sono alcuni tipi di equazioni non lineari che si possono risolvere, per esempio le variabili separabili, ma basta toccarle un po', aggiungere qualcosa che diventano intrattabili. Va bene? Però bisogna provare a vedere anche in questi casi che cosa si può fare. Va bene? Allora facciamo questo esempio. Allora proviamo a vedere, cominciamo dall'esempio e poi vediamo il metodo più generale. Allora, in molti fenomeni fisici voi avete quello che si chiama, diciamo, allora, un'equazione differenziale che cos'è? Allora, ci avete una quantità che chiamate y, va bene, che dipende da un parametro, può essere il tempo, può essere altre cose. Mettiamo che sia il tempo. Un'equazione così, va bene, come si fa a imporre l'equazione? Voi studiate un fenomeno e notate che la quantità che state studiando varia in un certo modo, va bene? Questa equazione qui, che cosa vorrebbe dire? Cos'è? La spiegazione a parole di che cosa? Allora, questa quantità che stai studiando, il tasso di variazione di questa cosa, è proporzionale alla quantità stessa. Cioè vuol dire, se ci sono 10 cose e questa cosa aumenta, aumenta proporzionalmente alla quantità di cose che ci stanno. Allora, proviamo a risolvere questa. Questa è un'equazione differenziale lineare. Questo è il polinomio caratteristico. Portate questo da questa parte, sarebbe z meno 1. Risolvete e trovate che y di x è costante per un esponenziale, per e alla x. Va bene? Allora, adesso tutto dipende dalla condizione iniziale, ma diciamo la soluzione di questa roba qui è quello che si dice, la quantità cambia con crescita esponenziale, va bene? E un fenomeno fisico rileva, diciamo, questa dipendenza semplicemente dicendo, guardando i dati, il tasso di variazione è proporzionale alla quantità di roba che c'è. E quindi in tanti fenomeni, per esempio nella crescita della popolazione, voi avete, nel 2050 saremo troppi, va bene? Allora, però questa, diciamo, è qual è stato il salto, diciamo, logico? Tu nel fenomeno fisico, nei dati nudi e crudi, vedi questa equazione, ma nessuno ti dice che è questa l'equazione che collega i dati che tu hai sotto mano. Può darsi che questa equazione non sia esattamente così, va bene? Può darsi che ci sia un altro termine, diciamo un y quadro qui. E quando siete, diciamo, adesso qui dipende tutto dalle dimensioni che state prendendo in considerazione, mettiamo che y sia una quantità e che l'unità di misura che stiamo prendendo sia piccola, va bene? Tipo un fenomeno di crescita della popolazione, all'inizio è poca gente, va bene? E noti quello che succede a questa popolazione. La popolazione cresce in maniera esponenziale, perché? Perché quando y è piccolo, tra y e y quadro conta più y, va bene? Questo fattore qui, che è y quadro, è una cosa che è conterato con un po', e che effetto ha in questa equazione, questo termine qui?
Allora, questa è la derivata, questa ti dice se questo è positivo la roba cresce, se è negativa questa roba decresce. Quindi aggiungere questo fattore qui, aggiungere questo pezzo qua, che cosa fa? Allora, tu all'inizio conta più questo termine, dopo un po' comincerà a contare quest'altro termine. E allora questa differenza a un certo punto potrà diventare negativa. Allora non è detto che sta roba qui crescerà sempre e sempre di più. Può darsi che a un certo punto ci sia un cambio di tendenza. Questo per esempio è un termine che si aggiunge e che ha a che fare, non so, risorse limitate. Sei su un'isola, c'è la popolazione qui, a un certo punto la roba da mangiare finisce, va bene? Quindi questi termini che tu aggiungi di qua, di secondo ordine, va bene? Sono una cosa che magari ha un effetto successivo, che tu quando rilevi i dati non vedi, va bene? Ma può esserci, va bene? Può esserci. Quindi gli stessi dati possono essere interpretati sia in questo modo, in maniera ottimistica, sia in quest'altro modo, in maniera forse un po' più realistica. E allora, che cosa succede in questo caso? Allora, se tento di risolvere questa equazione differenziale qui, mi trovo di fronte a un problema. Questa non è lineare, questa dipende dal quadrato, non è una combinazione lineare di y e delle sue derivate. Attenzione, se io qui nel posto di y quadro metto x quadro, questa è lineare, ma la linearità va misurata sulla y che devi trovare. Quindi y quadro vuol dire questa roba qui cresce, ma quando cresce troppo deve diminuire. Va bene? Allora vediamo un po' che cosa succede in questo caso. Allora, cerchiamo un po' di capire che cosa succede in questo caso. Allora, adesso vi faccio vedere quello che può succedere. Allora vai, y' x. Allora, innanzitutto vediamo perché variabili separabili. Allora, questo termine lo isoliamo dall'altra parte, però non lo portiamo così, lo dividiamo. Allora facciamo y' di x diviso y di x meno y quadro di x, uguale a 1, va bene? Variabile separabile vuol dire che tu avrai una cosa sempre di questo tipo: derivata uguale a una funzione che è un prodotto di una parte che dipende solo da x, che qui non c'è, per una parte che dipende solo da y. La parte che dipende solo da y la prendi e la sposti dall'altra parte. Quando fai questa operazione, in realtà devi fare attenzione perché stai dividendo, e quando dividi lo sai che divisione per zero non si può fare. Quindi qui quando dividi, prima devi dire, allora y deve essere diverso da 0 e y deve essere diverso da 1. Poi vediamo che significato hanno queste due condizioni. Se y è diverso da 0 a 1, posso dividere e faccio così. Supponiamo anche che oltre a questa equazione ci sia una condizione iniziale. Non so, all'inizio, al tempo x con 0, la popolazione è tot, y 0. Va bene? E quello che vogliamo studiare è l'evoluzione di questo sistema. Io che osservo dall'esterno il sistema dico, secondo me il sistema evolve in questo modo, va bene? Un altro magari dice evolve in quest'altro modo, cioè solo con la parte lineare. Può dire solo con la parte lineare perché magari la parte non lineare non la sa risolvere. In molti problemi di ingegneria, spesso di fronte al problema non lineare, anche ammettendo che ci sia questo, si dice, ma facciamo finta che questo non c'è. Facciamo solo questo e speriamo che le cose vadano in maniera simile, va bene? Questo è un procedimento, si chiama di linearizzazione, va bene? Di togliere la parte non lineare. È una cosa pericolosa da fare, alle volte va bene, alle volte non va tanto bene. Bisogna saper distinguere quando va bene e quando no. Allora, la parte non lineare è più difficile, c'è un motivo per cui la tolgo, perché voglio evitare delle difficoltà, come quando fate voi, no? Che svolgendo, cioè avete un modo, poi ogni tanto lo togliete, è umano, lo capisco. E qui è la stessa identica cosa, c'è un problema non lineare, ma forse non è una cosa che pesa tanto, togliamola. Allora, quindi allora uno lo sposta di qua e poi che cosa fa? Allora deve eliminare la derivata, va bene, perché deve trovare la y. Nel risolvere una equazione differenziale, qui avete solo del primo ordine, dovete eliminare le derivate. E allora come si fa a eliminare le derivate? Si integra. Allora si integra così. Allora si fa l'integrale. Quando si integra, devi dire rispetto a che variabile integri, si integra in dx. E quando integri, cerchi di incorporare subito anche la condizione iniziale. La condizione iniziale vuol dire che tu dici, rispetto a quello che ho scritto prima, integro da x con 0 a x.
Allora, integro da x con 0 a x. Quindi non solo integri, ma dici che integri dalla posizione iniziale fino a una certa posizione x, che è una posizione successiva a x con 0, generica. Bene, adesso tenti di risolvere. Allora, diciamo, qui non c'è problema, devo integrare la costante 1, e quindi quando integro, qui otterrò x tra x con 0 e x. Adesso, qui c'è una piccola confusione che si potrebbe evitare cambiando, tenendo altre variabili, però poi si fa confusione in un altro senso. Allora, quando integrate, tenete sempre separato la variabile di integrazione, che è una variabile che ha senso solo all'interno dell'operazione che state facendo, è questa x qua. Questa x e questa x non sono la stessa cosa. Questa roba qui ha una funzione nel momento in cui integrate e poi esaurisce la sua funzione. E quindi qui avrete l'integrale di questo viene x, poi dovrete calcolarlo tra x e x con 0, e quindi qui mettiamo x meno x con 0. Questa parte qua, allora, che cosa si fa? Adesso questa derivata prima si porta qui dentro, nel differenziale, e quindi trovi, stai cambiando variabile, adesso qui la variabile è y. E quando cambi variabile, puoi anche trascurare, adesso che hai cambiato variabile, puoi anche trascurare di scrivere y di x, puoi scrivere semplicemente y meno y quadro. E quando cambi variabile, non devi solo cambiare variabile qui dentro e anche differenziale, ma devi anche cambiare variabile qui. Allora, come cambi variabile? Ma allora, se abbiamo x con 0, la y deve essere uguale a y0. Quindi qua ci metto y0, e quando qui dentro hai x, l'estremo qui dovrà essere il corrispondente di y, quindi y di x. Qua ci metto y di x. Mamma mia. E qui abbiamo già x meno x con 0. Anzi, fatemi mettere anche, mettiamo direttamente, vabbè, possiamo anche lasciare, possiamo anche lasciare così. Allora, ok, adesso dobbiamo integrare questo. Allora, questa parte abbiamo già integrato, adesso dobbiamo integrare questo. Adesso qui la variabile x è scomparsa, questo è un integrale di una funzione razionale, e quindi non possiamo integrare, possiamo integrarlo qui separatamente così. Anche se è scritto in y, questo è un integrale di una funzione razionale, e quindi la funzione razionale è y per 1 meno y, e quindi questo come si decompone? Si decompone in, diciamo qui sotto la decomposizione, allora 1 su y 1 meno y sarà uguale a a su y più v su 1 meno y. Va bene? Troviamo A e B. Allora, vediamo un po' se lo troviamo subito. Basta prendere A1 e B1. No? Se prendiamo A1 e B1 troviamo esattamente questo. Quindi possiamo prendere A uguale a 1 e B uguale a 1, senza fare tutti i conti. Benissimo, allora vuol dire che questo è integrale in dy di y più l'integrale di y in 1 meno y. Bene? Abbiamo fatto la decomposizione, abbiamo trovato questo, adesso dobbiamo integrare. Fatemi togliere questo. Nella decomposizione a e b sono uguali a 1. Adesso faccio l'integrale. Allora, qui viene logaritmo del valore assoluto di y. Qui, attenzione, c'è 1 meno y. Quindi in realtà non puoi scrivere logaritmo di 1 meno y. Allora dovremmo fare che cosa? Cambiare qui il meno, metterci un meno fuori, che dobbiamo avere qui la stessa identica variabile per applicare la primitiva del reciproco. Ci metti un meno, quindi metti meno uno fuori, poi aggiungi la costante in maniera tale da bilanciare tutto, e quindi qua hai in realtà meno logaritmo di 1 meno y. Bene? Quindi qui l'integrale di 1 meno y è meno logaritmo di 1 meno y, quel valore assoluto. E quindi qui ottenete logaritmo di un unico valore assoluto y su 1 meno y. Bene? Questa è la primitiva, adesso qui dobbiamo scrivere quanto sarebbe venuto. Allora, guardate, per semplificare un po' le cose, se no ci dobbiamo portare dietro le costanti, diciamo che
x0 e y0 sono dei valori particolari, così non ci stiamo a portare dietro questa storia. Diciamo che x0 uguale a 0 e y0 uguale a 1/2, va bene? Non cambia molto, si semplificano un po' i calcoli. Allora, qui ci mettiamo 1/2 e questo qui rimane solo x, va bene? Quindi abbiamo che x è uguale a questo. Allora, adesso valutiamo in 1/2 questo in y, quindi in y viene logaritmo di y di x diviso 1 meno y di x, quando lo valuto in y di x, e quando lo valuto in 1/2 viene 1/2 diviso 1 meno 1/2, ecco, 1/2 è stato scelto bene, e quindi viene meno 0, quando mettete proprio il valore 1/2. Quando lo valutate in 1/2, questo viene 1/2 diviso 1 meno 1/2, quindi 1, quello è più 1, 0. Quindi abbiamo ottenuto questo, x uguale a questo. A questo punto l'equazione differenziale è stata risolta, non è nella forma più piacevole, perché a me piacerebbe avere y di x uguale, però il problema dell'equazione differenziale adesso è stato risolto, non è più un'equazione differenziale, abbiamo fatto un procedimento, la derivata prima non c'è. Non c'è più. Abbiamo che questo è uguale a questo. Adesso bisogna esplicitare la y di x. Questo è un altro problema, non ha niente a che fare con l'equazione differenziale. Allora scriviamo x uguale a... l'equazione che abbiamo ottenuto è questa qua. Quindi una difficoltà di questo genere di cose è prima risolvere l'equazione differenziale, cioè eliminare la derivata. Poi una volta che hai eliminato la derivata, devi, se è necessario, esplicitare la y di x. Allora, per esplicitare la y di x che cosa bisogna fare? Bisogna estrarla da qui. Allora, intanto si elimina, possiamo applicare l'esponenziale, no? Abbiamo l'esponenziale da entrambe le parti, e quindi otteniamo e alla x uguale a valore assoluto di y di x 1 meno y di x. Dobbiamo cercare di estrarre la y da qui. Poi c'è un altro problema, c'è questo valore assoluto. Quando voi avete che, diciamo, a è uguale al valore assoluto di b, no? Qui si è una quantità uguale al valore assoluto di qualcosa, b a che cosa è uguale? A cosa può essere uguale? A più e meno a, va bene? Qui c'è quella che si chiama la biforcazione, cioè qui avete due casi possibili, cioè o questo è uguale a più questo, no? Questo e questo possono essere uguali, ma se tu vuoi estrarre questo devi togliere il valore assoluto, quindi vuol dire che questa quantità o è più questo o è meno questo, quindi qui c'è una biforcazione, y di x 1 meno y di x uguale a più meno e alla x, va bene? Ma io sto cercando una funzione, va bene? Quale dei due segni devo prendere? Allora, devi tenere sempre presente che tu hai scelto questa condizione iniziale qua. Y di 0 deve essere uguale a 1/2. Quindi quando sei di fronte a queste scelte, va bene? Hai qualcosa che ti può aiutare. Y di 0 deve fare 1/2. Allora, se metti qui 0, no? Se metti qui 0, qui ottieni più o meno 1. E qui invece 1/2, quando metti qui dentro, ottieni 1/2 su 1 meno 1/2, cioè ottieni 1, va bene? Allora, di queste due quale scegli? Scegli quella che ti soddisfa la condizione iniziale. Queste cose qua devono essere soddisfatte, quando puoi le utilizzi. Hai un problema, non sai quale scegliere? Fai in modo che siano soddisfatte le condizioni che ti ho chiesto. Quindi, quando qui metti x uguale a 0, devi scegliere il segno più, va bene? Poi vedremo altri esempi dove... è evidente, diciamo, questa differenza. Allora, adesso ci siamo quasi, y di x uguale a e alla x moltiplico tutto questo da questa parte, quindi viene e alla x y di x, prendo questo, lo moltiplico, viene questo, adesso isolo, devo esplicitare y di x, quindi devo fare un po' di passaggi, porto questo da questa parte, e poi divido tutto. Y di x uguale a e alla x diviso 1 più e alla x. Va bene? Ok? Ok, adesso torniamo un attimo al problema iniziale e vediamo un po' quello che è successo. Allora, chiaro qua, questi sono passaggi algebrici
normale, non c'è niente di nuovo. Devo esplicitare y di x. Allora, adesso discutiamo un po' il risultato ottenuto. Anzi, mettiamo questo asse un po' più basso, perché tanto non ci serve la parte sopra. Allora, torniamo un altro sul problema. Noi abbiamo dei dati, diciamo che azzecchiamo, diciamo così, l'equazione differenziale che secondo noi dovrebbe essere soddisfatta. L'unica cosa certa è il punto iniziale, quello magari un dato che abbiamo. Y di 0 deve essere uguale a 1/2. Eccolo. L'equazione differenziale non me la dà nessuno, va bene? Non me la dà nessuno. È, diciamo così, la persona che studia il fenomeno che dice potrebbe essere questa, potrebbe essere l'altra. Allora, se non ci metto questo termine, abbiamo detto che la soluzione dovrebbe essere questa, e se impongo questa condizione iniziale, che costante dovrò mettere qua? E quando metti e alla 0 deve venire 1/2, quindi dovresti mettere 1/2 e alla x, dovresti trovare 1/2 e alla x. Quindi, secondo questa interpretazione qui, senza questo qua, come evolve il sistema? Il sistema evolve 1/2 e alla x, evolve così, va bene? Questa è lineare, no? Interpretazione lineare, 1/2 e alla x. Caso non lineare, guardiamo questa funzione qua. Questa qui, vicino a 0, allora innanzitutto in 0 fa veramente 1/2, ma vicino a 0, se fate l'analisi asintotica in quel punto, avete e alla x più una cosa che tende a 1/2, no? 1 più e alla x vicino a 0 fa 1/2. Quindi questa funzione qua, vicino a 0, magari i dati veri che io ho stanno da queste parti, no? Io so il mio fenomeno da qui a qui. Qui vicino sembra che tutto coincida, no? E anche questa qui soddisferà una parte di questi dati. Qui vicino sarà simile, va bene? Saranno indistinguibili le due cose. Infatti sono tutte e due ipotesi ragionevoli. Potrà andare così o potrà andare così. Quello che io mi chiedo al sistema è: vabbè, io so questa cosa da qui a qui, ma tra 10 anni che cosa è successo? Bene, è andata così da questa parte, diciamo 1 miliardo di persone su quell'isola, oppure è successo qualcosa? Allora, che cosa succede in questo caso? Vediamo un po', facciamo il limite per x che tende a più infinito qui. Qui quando x tende a più infinito, questo non tende a più infinito, questo tende a 1. Quando x tende a più infinito, questa roba qua tende a 1. Questo va in più infinito, questo va in più infinito, e quindi il comportamento è ben diverso. Qui all'inizio si assomigliano, però poi questo tende all'asintoto 1. Va bene? Asintoto 1 è per dire, non è un essere umano, è che chiaramente tutto dipende dall'unità di misura che stiamo prendendo, va bene? Quindi, e non è detto che qui ci siano proprio i coefficienti 1, ma capite che se qui cambiate un po' i coefficienti, qui questa asintota per essere 1 può essere, non so, 100 persone, va bene? Quindi comunque le due situazioni sono molto diverse. A infinito questo diventa limitato, qui a infinito questo cresce esponenzialmente, va bene? Sono due comportamenti completamente diversi. Cominciano tutte e due in maniera simile, i dati veri possono assomigliarsi al punto tale che tu sei indeciso se prendere questo o anche prendere il termine non lineare, però poi le cose vanno in maniera molto diversa. Quindi quando uno studia un fenomeno, poi ci appiccica l'equazione differenziale, e da quella equazione differenziale, se l'equazione differenziale è quella probabilmente giusta, si aspetta di prevedere quello che succederà nel futuro, va bene? Pensate alle previsioni meteorologiche, pensate a qualunque fenomeno di cui conoscete una certa situazione adesso e volete prevederla, non dico tra 10 anni, ma anche domani, va bene? Allora, in tutte queste cose ci sono di mezzo le equazioni differenziali, e la cosa più difficile è impostare l'equazione differenziale, poi un altro problema è risolverla, va bene? Allora, qui la situazione è molto diversa, questo tende a 1, c'è un'altra cosa che non ho detto. Questa situazione, questa cosa qui che avevo evidenziato, che significato ha in questo grafico che ho fatto? Allora, quando voi dividete, va bene, in realtà quando imponete che y deve essere da 0 o da 1, sono rimaste dei casi in sospeso. Se y è uguale a 0, che succede? Se y è uguale a 1, che succede? Quando y è uguale a 0 o a 1,
le soluzioni, ci sono altre due soluzioni che non abbiamo individuate con quel sistema che vi ho fatto vedere. Anche y identicamente uguale a 0 è una soluzione. Provate, prendete la costante 0, soddisfa l'equazione, adesso a parte questa condizione iniziale, soddisfa questa equazione, sì, derivata da 0, questa è 0, questa è 0. Non soddisfa la condizione iniziale, ma se la condizione iniziale fosse 0, cioè non c'è nessuno, fai evolvere il sistema, non ci sarà nessuno, neanche un effetto decisivo, perché a infinito questa soluzione qui, che è quella che interessava a me, poi alla fine tende a questa. Quindi si comincia a distinguere che cosa? Che ci sono delle soluzioni, diciamo, che anche se non risolvono il sistema, sono un riferimento. Qui il riferimento è la soluzione 1 e 0. Sono due situazioni estreme. Se sei in 0, rimane in 0. Se sei in 1, rimani in 1. Se però parti da qualunque punto intermedio, poi tu alla fine, a infinito, tenderai a 1. Va bene? Adesso qui abbiamo fatto questo caso particolare, ma se voi spostate questo punto, partite da un altro punto, salirete e tenderete sempre a questa equazione. Quindi nello studio dell'equazione anche queste soluzioni qui, anche se non risolvono il sistema, sono un buon punto di riferimento, anzi forse sono quelle più importanti, perché le altre in qualche modo avranno a che fare con queste particolari. Va bene, allora in questi minuti che ci separano dalla fine dell'ora vi riassumo il metodo che vi ho fatto vedere in questo caso particolare. Generale. Allora, cosa dovete riconoscere? Dovete riconoscere la seguente forma. Allora, derivata prima uguale a un prodotto di funzioni. Prodotto e funzioni, capite, nel caso particolare ci metto il caso particolare, nel caso generale devo utilizzare dei simboli. Allora, a di x per b di y di x. Allora, che cosa significa questa roba qua? Qui dobbiamo avere un prodotto. Bene, prima avevamo y meno y quadro. Questo è un prodotto? Sì, è un prodotto come questo. Perché? Perché questa, la b di y è questa qui, e la a di x, che non c'è, vale 1. Va bene? Quindi questa roba qua vuol dire deve avere un prodotto di una funzione che dipende solo da y e una funzione che dipende solo da x. Qui dipende tutto da y, la parte in x è come se fosse 1. Quindi il prodotto sottointeso è questo. Quando ho studiato un metodo generale, spesso la difficoltà è capire i singoli simboli a che servono. Servono a identificare, nel caso particolare, alcune componenti. In questo caso qua, che vi ho fatto vedere, a di x vale 1, va bene? B di y di x vale vale y meno y quadro. Se qui avete x, magari è più evidente, questa è x e questo è quest'altro, ma se non c'è dovete identificare la parte che manca, dicendo che quella parte che manca vale 1, va bene? Se fosse, non so, x meno x quadro, se questa parte qui fosse x meno x quadro, avreste che a è questo e b sarebbe uguale a 1 identicamente, va bene? Va bene, allora quindi la situazione per le variabili separabili vuol dire che avete questa situazione, che è una situazione particolare, cioè prodotto di queste due cose, se ci avete la somma già non va più qui, prodotto di queste due cose. Allora come si agisce? Allora, se agisce così, allora si prende questo e si divide, e nella divisione bisogna stare attenti ai valori, attenti ai valori di y che annullano b di y. Va bene, non identificate a e b, dovete stare attenti a questi valori. I valori che annullano, diciamo, y, non so, per esempio, ai valori diciamo c, ai valori c che annullano b di y, che significato dargli? Quelle sono delle soluzioni, e sono soluzioni, si chiamano soluzioni stazionarie, perché sono costanti. Il valore che annulla questo fattore qui è una soluzione dell'equazione differenziale ed è la soluzione, una soluzione costante. Queste costanti, come le individui, annulli questo termine qua. Nel nostro caso avevamo y meno y quadro. Che valori annullano questo? 0 e 1. Quindi 0 e 1 sono due soluzioni stazionarie. Queste due soluzioni stazionarie, anche se non sono quelle che stai cercando, sono molto utili per capire alcune cose della soluzione che stai cercando, perché dividono il piano in strisce e all'interno di queste strisce possono accadere delle cose. Quindi prima cosa, stai attento a quando dividi. Poi, quando hai distinto le soluzioni stazionarie, prosegui e trovi le altre. Allora, dividi.
y di x diviso di y di x uguale ad x. Supponiamo, come nel caso che abbiamo fatto vedere, che ci sia una condizione iniziale. Adesso che cosa fai? Allora, facciamo quello che abbiamo fatto prima. Integriamo. Quando tu dici integriamo, tu devi specificare rispetto a che variabile vuoi integrare. Qui la variabile interessante è la x. Integriamo rispetto alla x. Si integra rispetto alla x. Quando si integra rispetto alla x, integra vuol dire metti sto simbolo. Quando vuoi specificare la variabile, scegli dx. Allora metti dx di qua e dx di qua. Perché se dici solo integri, non è chiaro. Potresti integrare anche in y. Va bene, alle volte potrebbe essere utile fare così, ma qui è utile integrare in x. Quindi si mette il segno integrale e si specifica la variabile. Tra che cosa e cosa vuoi integrare? Allora, voglio integrare da x con 0 fino a x. Allora integri da x con 0 e x, va bene? Poi, che cosa fai? Adesso, per realizzare completamente la separazione delle variabili, che cosa fai? Adesso la x che sta di qua, io non la voglio più vedere, va bene? E allora cosa fai? Prendi questo, la struttura è fatta in maniera tale da poter fare questa operazione. Questa y la porti lì dentro. Che cosa significa questo? Vuol dire che da questa parte la tua variabile adesso vuoi che sia y, va bene? E elimini la x, così si realizza la separazione dei variabili. Qui ci sarà tutto x e qui ci sarà tutto y. Va bene? Allora, realizziamo questa separazione. Allora, qui avete dy, qui c'è vy, adesso posso togliere, diciamo, la dipendenza da x, adesso la variabile è dx, e poi devo trasformare anche gli estremi, e allora se all'estremo con x uguale x con 0 devo avere y0, e quindi devo avere y di x, va bene? E questo adesso è uguale a a di x in dx. Con 0x, va bene? Allora faccio questa operazione. Adesso che ho fatto questa operazione, praticamente il metodo si è, diciamo, ha avuto il suo effetto. L'effetto del metodo era impostare un metodo per trovare la y, va bene? Adesso ormai è impostato, devi fare questa integrale separatamente, questa integrale separatamente, li fai e poi ci sarà il problema di esplicitare la y. Allora vediamo un po' dal punto di vista simbolico come si può fare. Quando tu integrerai questo, troverai una primitiva. Vogliamo dare un nome a questa primitiva? Chiamiamola H, questa primitiva. H è la primitiva di questo. Quando dovrai valutarla tra y di x e y di 0, dovrai fare H di y di x meno H di y di 0. Questa cosa qui, introduzione di H, sono costretto, devo parlare della primitiva di questo e gli do un nome, lo chiamo H maiuscolo. E poi cosa devo fare? Devo valutarla tra y di x e y di 0. E allora la valutiamo tra y. Qui devo fare la primitiva di questo, adesso qui c'è A, chiamiamola A grande di x meno A grande di x con 0. In questa delirio di simboli, va bene? Che cosa mi interessa? Devo esplicitare la y di x. Quindi a di x con 0, a di x, non sono un problema, va bene? Questo è un numero, sarà un numero. Questo sarà una funzione di x, non contiene la y. Questo è un problema, manco questo, perché questa qui è una funzione che avrò trovato e ci dovrò sostituire un numero. Non è un problema, il problema è questa parte qua, perché qui dentro sta la y di x. Allora cosa faccio? Separo tutto da questa parte, quindi trovo ax meno ax con 0 più h di y 0, e poi ecco, qui c'è un altro piccolo problema che abbiamo cominciato a vedere qua, va bene? Adesso io lo scrivo così, ma è un procedimento pericoloso, va bene? Cioè pericoloso nel senso che bisogna farci attenzione. Quando tu togli da h di qua, qui c'è una composizione. Quando voi dovete togliere una funzione qui, dovreste fare la funzione inversa. Quando dico la funzione inversa, ci sono delle cose a cui fare attenzione che vedremo poi nei casi particolari. Quindi qui attenzione, quindi qui faccio la funzione inversa, la funzione inversa si indica così, quindi devo fare la funzione inversa di questa roba. Ax meno ax con 0 più h di. Quindi quando uno spiega un metodo generale è chiaro che introduce dei simboli,
L'importante è che capisci nel caso particolare il ruolo di ciascun simbolo. Questa operazione qui dell'inversa, pericolo, va bene? Pericolo, cioè devo stare attento a quello che faccio, va bene? Perché? Perché, per esempio, l'inversa della tangente non è l'arco tangente. Mi dispiace doverlo dire, ma non è così, va bene? Quindi poi vedremo degli esempi. Cioè, è l'arco tangente, ma bisogna aggiungerci anche delle cose. Quindi attenzione a quando applicate questo passaggio nel caso particolare. Basta così, ci vediamo venerdì.